L'annuncio, qualcosa che piace sempre di ricordare. Il suo impegno, la sua curiosità verso Sudamerica, i suoi frequenti viaggi in quei posti alla scoperta delle popolazioni indigene, soprattutto del Paraguay, che hanno portato a raccogliere tantissimi elementi, tantissimi referti, tantissime notizie di grande valore antropologico, che sono passati tanti musei e tante collezioni, soprattutto a Roma, dove hanno dato tantissime ricerche dei suoi viaggi, dei suoi studi. Una persona che è nata nella nostra provincia, ha fatto gli studi qui a Novara, poi si è trasferito a Milano, ha fatto Brera, una grande sensibilità artistica. Il suo fan di Zucchero è qui nella nostra galleria Giannoni, che tra l'altro è stata realizzata oggi. Quindi tra l'altro oggi si può trovare se avete occasione di interesse di poterlo andare a visitare, una galleria Giannoni qui a distanza di 10 anni dalla sua prima apertura, che è venuta nel 2011, in occasione dei 150 anni dell'Italia, che abbiamo voluto rivisitare completamente, sia dal punto di vista strutturale, con un restyling ovviamente degli ambienti, sia dal punto di vista del progetto espositivo, che è cambiato completamente, non è più, diciamo così, cronologico come una volta, ma è tematico, con la esposizione di un nuovo quadro della collezione Giannoni, che sono stati restaurati anche grazie all'aiuto della Fondazione Comunità Guarese. Quindi è veramente una novità di oggi questa, e oggi è gratuito da lunedì in poi, anzi da martedì, martedì poi sarà visitabile a prezzi molto ridotti, e che si innesta in un percorso culturale della nostra città che noi abbiamo voluto inserire partendo dalla visitabilità della nostra popolazione italiana. Non è più visitabile solo per la 5 metri d'altezza, è visitabile fino a 100 metri d'altezza, con un piano di marketing turistico appuntamento studiato che ci potrà consentire di portare in città di tutte 4.000-5.000 persone. Tra l'altro nelle vicinanze di Novara che visitavano fino ad oggi la popolazione di 45 metri. Ma il piano turistico consente di far arrivare fino a 20.000 persone all'anno. E ovviamente poi noi vogliamo portare anche a visitare altre eccellenze culturali della nostra città. C'è proprio un progetto strategico dietro questa scelta. Ma ritornando ovviamente alla figura del Bogiani, è vero, è sempre più importante cercare di recuperare la memoria storica di quelli che sono stati delle grandi figure che hanno caratterizzato la cultura novarese, perché non c'è soltanto Boggiano, diciamo, come anche Fargiano, Ferrandi, che hanno caratterizzato un periodo storico straordinario per la nostra città. Stiamo parlando della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, quando la nostra città si è sviluppata e, diciamo, è fiorita da un punto di vista economico, sociale e architettonico. La nascita della Novara su base moderna, su base solide, su base strutturale è in quel periodo. Ecco anche perché noi le mostre e le esposizioni le andiamo ad individuare soprattutto in quel periodo lì, dall'Ottocento, dalla fine dell'Ottocento. L'identità novarese forte si è formata in quel periodo lì, grazie alle persone che hanno lavorato e hanno costruito la nostra città su base di altre persone. Basta che sarà un po' quella di Novara, anche in quel periodo lì, che è stata la banca popolare più importante d'Europa. Grazie quindi per il lavoro, per la costante attenzione alla figura, tra l'altro è impegnata gran parte della commissione, alla figura di Guido Bogiani. Grazie a tutti e buona relazione da parte di Maurizio. Utile fare una premessa che in parte avevamo già il sindaco.
sono appunto un prodotto del concetto. La seconda stagione voleva avere le proprie cartoline, con il sesto privato, artistico, naturalistico ed etnografico, ha plasmato la visione urbana e culturale della città. In quel periodo di innovazione e di cambiamento culturale, cavallo tra l'Ottocento e inizi del Novecento, un ruolo importante aveva il viaggiatore in paese, con i loro rapporti conoscitivi e collezionistici. Le esplorazioni e scoperte legate alla vita espansionistica delle grandi potenze europee, enfatizzate dal giovane d'epoca, sostenute dalla nascita e dallo sviluppo delle società geografiche e coloniali, avevano influenzato l'immaginario collettivo, creando un vero mito dell'esemplare figura dell'esploratore, esercitando un fascino irresistibile su molti giovani in cerca di evasione, di nuove passioni e di avventure. Anche se quei personaggi novaresi non figurano tanti esploratori su fama internazionale, e ad eccezione di Guido Bugiani, sono raramente citati nella letteratura scientifica, in particolare nella letteratura antropologica, rappresentano comunque gli attori di una tradizione che annovera le principali tipologie di viaggiatori dell'epoca. Infatti, a parte la diversa personalità, formazione e domanda dell'esistenza, che nel caso di Bugiani, come sentiremo, si concluderà praticamente da soli 40 anni, Ferrandi come militare e funzionario coloniale, Paraciani come naturalista, Enrico Berius come primo temerario missionario cattolico sbarcato nel 1885 nella piccola isola del Giule, nell'attuale Papua Guinea, un'impresa quasi incredibile, e Bugiani come artista, rappresentano quattro profili dominanti dei viaggiatori europei dell'epoca, che non hanno possibile un decoro. Le finalità, le aspirazioni, il modo di pensare e i comportamenti di quei paesi sono emblematici esempi di una mentalità eurocentrica, intrisa di pregiudizi evoluzionistici, di una visione civilizzatrice che deve discriminare traditionalmente l'altro senza conoscere ancora a fondo la storia e il cultura. Ma mentre la degrada esperienza di Berius, la missione evangelizzatrice nel tempo di copertine selvaggi, la concezione delle tenute primitive e eroiche, assume l'enfasi del martirio, Ferrandi, Bugiani e Paraciani, in contrasto con i pregiudizi che la volta manifestano nelle loro opere, seppure in tempi di modalità diversi, instaurano un rapporto umano di convivenza, di comprensione rispetto al cibo, con le popolazioni. E adesso parliamo di Guido Bugiani, sperando che tutto funzioni. Giovane e già affermato pittore, la Spagna di Leone
progetto in nuovo, ma non vedere che è nuovo orizzonte, come lui stesso scrive. Guido nasce nel 1861 a Bologna, sulla Madonna, casualmente, dove il padre si trova ben probabilmente per organizzare la prima compagnia di navigazione di Matteo, da una famiglia novarese di proprietari. La madre, Adele Gene, è figlia di un noto zoologo della professione di Torino. Dal padre Giuseppe eredita l'abitudine alla pittura e alla fotografia. Il padre è un imprenditore, come vedremo, ma è anche un fotografo. Dopo aver frequentato per meno di 2 anni la carriera di Brera, è conosciuto la Stresa, dove i congiani posseggono una villa, il pittore Filippo Carpero, vedete le immagini, capostruolo del paesaggio naturalistico romano, i suoi quadri sono esposti anche qui a Giannoni, di cui poi diventa allievo, a 20 anni espone i suoi primi quadri di soggetto paesaggistico a Milano e 2 anni dopo a Roma. Questo è uno dei quadri che dipingeva sulle rive della Maggiore, in pratica dei posti di castagno. Tenete presente che a parte la fotografia che ho scattato io personalmente, alcune di queste immagini a minore risoluzione sono tratte da internet. Ecco, questo è un altro aspetto della Maggiore che vedo da parte di Roma. E questo invece è un tipico paesaggio del centro Italia con gli olivi dipinto nella zona di Tivoli. Nella capitale Bogiani conosce il noto pittore abruzzese Francesco Paolo Monetti e attraverso di lui carriera in Abruzzo, che apprezza e lode i suoi dipinti, frequenta la società romana e il circolo artistico letterario della Verdina e si afferma come artista. Il suo quadro, La raccolta delle castagne, viene acquistato per una notevole somma nel 1882 dalla Galleria Nazionale della Terra. E con l'opera All'ombra delle castagne, tra poco vedremo, vince il prestigioso premio Principe di Berlino, che era uno dei maggiori premi dell'epoca. Vediamo dal Monzio al tempo per cui frequentiamo. Questo è il quadro che si trova alla Galleria del Verde di Roma, che ha vinto il premio Principe di Berlino. A 26 anni decide però di rinunciare a un sicuro successo dopo l'artista, di lasciarsi alle spalle, lo stimolante e un anno che frequenta, e di imbarcarsi per il suo paese. Da Buenos Aires raggiunge l'Assunzione, la capitale del Paraguay, dove inizia un'attività di commerciante di pelli e avvicina i primi gruppi nativi del Paraguay. Il 14 gennaio del 1892, essendo la Rio Ambiente, la fonte del Paraguay, offre la sua prima spedizione in Calvario, che oggi si chiama Cali Huevo, e vivono nel Mato Grosso sud-occidentale, dopo la guerra tra vari paesi del Sud America. I famosi indios cavalieri delle antiche cronache gesuitiche, gli unici nativi ad adottare il cavallo, che dominava una vasta area del suolo greco, come potete osservare nella tipografia del pittore Gian Battista Brera del 1934, tratta del suo Voyage de Presse et Historique au Brésil. Come vedete, il Gabriele sapeva parlare in questo modo, nascondendosi dietro il cavallo e appendendosi al collo del cavallo. Bogiani vive, si veste in scalzo, come gli dice, qui vedete una sopra mano dove sono visibili anche dei vasi di ceramica, che ha una pelle collezionata. Cammina scalzo, dicevo, come gli dice, affascinato dal loro modo di vita e capacità artistiche, e in particolare dall'elaborata arte decorativa applicata al corpo della ceramica delle donne, oltre che dai loro modi aristocratici. E anche la loro realizzazione. Annota il diario giornaliero non solo le proprie esperienze, ma anche gli usi, i costumi, le attività di genere, producendo la preziosa serie di Svizzera, Monte Archina, poco
dettagli della decorazione fittile e del corpo umano e margini di proprietà che completano i suoi appunti, margini di proprietà incisi sulle margini. Questo è una veduta del Rio Paraguay in Palermo. E questi sono gli ultimi indios indipendenti di quei gruppi di Ayoreos, così si chiamano, per parte vicina della carica di missioni, che vivono nel Chaco, che si vivono ancora in quanto nel J-Pap, sul colore nero, di cui parleremo seguito. Questo diario, pubblicato nel 1895 a Roma, dall'editore di Brescia, col titolo Viaggi di un artista in America di animali di Cartuelli, un Maya, un Waikou, che è nome della famiglia linguistica, è una delle prime monografie demografiche dell'Ottocento. Può sembrare una cosa da nulla, ma in realtà è proprio innovativa per l'epoca, dedicata a una singola popolazione presso la quale l'autore è andato a vivere per qualche tempo. I resoconti di viaggio in quell'epoca avevano anche delle appendici, etnografiche, delle osservazioni naturalistiche, eccetera. Quasi mai nessuno aveva pensato di dedicare un'opera monografica a una sola popolazione. Nel 1984 ho scoperto la barca nell'archivio del diplomatico botanico e del nomaco Walter Switch, che si trovava in Paraguay durante la sua tragica morte e aveva ottenuto dai suoi eredi che non potevano partire per il suo aveva ottenuto le sue idee in cambio dei servizi prestati dal loro settore testamentario, manoscritti, aspre fotografiche, documenti e oggetti che venivano utilizzati. Il manoscritto autografo con cui portare custodia, con disegni che si chiamava sotto un titolo provvisorio, spedizione in Alicche, residenza del Cardinalissimo e per una niente di loro ambiente, oggetto della spedizione, compra di 12 euro a cambio di pezzi. Questa è la prima pagina del diario che ho fotografato alla barca. La cosa curiosa è che chi possedeva questo manoscritto non si è reso conto che era il manoscritto autografo dell'opera principale di Bugiani, primo che era il suo italiano, e secondo perché il titolo era molto diverso. In realtà, guardando la data, il 14 gennaio 1992, quando il figlio di Walter Prince mi ha fatto vedere lo scritto, mi sono saltato sulla sedia letteralmente. Mi sono reso conto di essere davanti a uno scritto autografo dell'opera principale di Bugiani. Come vedete, annotava specie naturalistiche, disegnava insetti, eccetera, in questo diario. E anche, per esempio, il telaio con cui i cammelli toglievano i loro tessuti. Queste sono delle rare immagini che sono state a fare, che sono state poi divulgate attraverso varie opere anche in altri paesi, Sud-America, eccetera, dei disegni colorati, dei disegni colorati, quindi degli acquerelli, delle decorazioni del corpo, delle cinture, eccetera. Vedete che entrava nel dettaglio, essendo un osservatore dove lui è stato attratto da questo tipo di arte del disegno. E questo, ad esempio, sono particolari di decorazione del corpo. La pittura del corpo di Cattolino è in assoluto la più famosa che si conosca, riportata su una varia antropologia. Infatti, certamente nel vita vivo, per cui Bugiani è ricordato, e infatti soprattutto la scoperta di produzione grafica e fotografica dell'arte Caldeo e nella pittura della vita del suo corpo bisogna anche trovare un vero di diversa. Si tratta di segni simili ad arresti decorativi e astratti di e corvinia, il cui stile e la loro posizione variavano secondo la casta ed erano eseguiti dalle donne sulla pelle del viso del corpo. Un piccolo schermo di bambù in tinte sottolineate.
preparato dai frutti della genifa. Questa sostanza di colore, che potete presentare come genifa, una volta mescolata con nero fumo, al contatto con l'aria diventa nero brunastro per ossidazione, rimanendo indelebile per vari giorni e anche settimane. Pittori componenti di me stesse e complesse, che vediamo in questa immagine, venivano e vengono ancora praticate anche da altre popolazioni delle Indie e mantengono un relativo grado di identità culturale. Ma per il video sull'albero questa decorativa ha assunto una permanenza nel tempo, una complessità e eleganza grafica unica al mondo, tanto da essere considerata, questo spiega il grande americanista Alfred Metro, tra le più alte espressioni dell'arte indigena sul pezzone. Il pittore Contrani, come efficacemente spiegato dall'antropologo Terence Anna, sono una seconda pelle. Una pelle sociale che, sovrapponendosi a quella biologica, conferisce all'individuo lo status di persona, favorendo quei reti e significati simbolici, sociali e magico-religiosi connessi, il processo di socializzazione che va rafforzando l'identità. La pittura del Duero risponde innanzitutto a una necessità funzionale di differenziazione fisica in una società che era organizzata. Unisce la sua forte superiorità etnica e ha insieme il codice della patronizzazione del struttura sociale e il messaggio della teoria culturale di un popolo ormai a rischio di estinzione. È l'espressione di una società aristocratica, stratificata in crisi di classi sociali ed endogamica, cioè che praticava il matrimonio di fuori del proprio gruppo, la persona di fuori del proprio gruppo, di cui precocemente per la credenza che i figli nati prima di 30 anni non si nascono i genitori, praticavano la morte e il tradicidio, adottando schiavi da fronte in altre tribù. Una società che presenta una simmetria delle classi che non può essere superata come invece avviene in altri sistemi sociali, fine, ad esempio quelli degli Indios, Monani, Paolo, che vivono abbastanza vicino al Candeo, da vincoli di simmetria isolare, cioè un'unione tra individui appartenenti a metà fratelli. Qui vediamo la pittura praticata dalle donne dell'Amazzonia, Shikin Kayato. Queste sono donne che ancora si dividono così, ecco Genuano. Questo è uno dei libri che ho pubblicato, anzi l'ultimo che ho pubblicato su Luciani, pubblicato da Interni. Porta in copertina una famosa fotografia di Luciano, ovvero che è stata riprodotta in moltissimi romanzi di antropologia in tutto il mondo. Questo disegno invece fa vedere come Luciani voleva anche dei particolari della decorazione, con questo roll-up di un dettaglio della decorazione del porto e di una donna. Sotto questo disegno c'è scritto dalla faccia di mia tutta, non si capisce bene se fosse una donna che è stato o meno, ma comunque questa è la storia di questo bel disegno. E questa invece è la faccia di una donna dipinta, piuttosto anche disegnata durante il periodo. Superando la mia interpretazione estetica e quantistica, grande etnologo Rodolphe Strauss ha ipotizzato che tra le pitture rappresenti in uno specifico quello delle carte da gioco un modello di organizzazione sociale a vasone basato su rapporti di asimmetria simmetrica. L'asimmetria simmetrica che caratterizza la decorazione sociale rappresenterebbe, secondo Strauss, la superposizione della società nel mondo e la sua ricomposizione nella decorazione di alludendo nella sua dinamica interna all'isolamento che la società che dovremmo ha potuto o voluto realizzare ed esprimendo così sul piano psicologico inconscio il suo bisogno di identità culturale di fronte al rischio di una prossima distinzione culturale e biologica. Voi sapete che mi stavo parlando dello strutturalismo, ma no, ha fatto proprio questo prima ricerca che ha avuto il dopo un anni dopo.
attuale pittura del quadro dei Caldelli, che è molto più semplificata. Molto poche donne che ancora esercitano quest'arte del disegno della pittura, perché la ragazza che si oppone sia dopo nel proprio del corpo attuale. E questa è un'altra donna che vede. Ritorno al primo legge Paraguay. Voi già tiene varie conferenze sui risultati delle sue ricerche scoperte presso la società geografica italiana di Roma. Oltre alle pubblicazioni sul corpo cadute del corpo, ci ha lasciato a nome di 25 lavori, con cui sono è passata la storia tra i pionieri della ricerca tecnologica e linguistica in Sud America. Tra i cadute è tornato la seconda volta nel 1897, per un periodo di 40 giorni, continuando l'attività di collezionista e a cui includevo si confronti. 2.648 pezzi, tra cui ceramiche, pipe, ornamenti vari, abiti, armi e utensili anche di altre mie, che costituiscono la collezione Boggiani, un unico della settimana del 800, ospitata nel Museo Nazionale di Cittadini di Roma e Roma, il maggior museo preistorico ed etnografico italiano, oggi facente parte del nuovo Museo della Civiltà di Roma e comprende 5 diversi musei. E questi sono alcuni aspetti della ceramica caldea che è stata una tecnica residente a Colombi. Queste sono le pipe, le asce, degli ornamenti brunani, degli anni penali da esilare a Berlino. Chi ha alimentato l'arte brunaria sono gli indios della Amazzonia, ma l'arte brunaria arriva fino a Chaco, fino a oltre il sud dell'Amazzonia. Non so quanti sanno che, tra le altre cose, gli indios hanno inventato tecnica di decorazione artificiale sugli uccelli, cioè in pratica catturano gli uccelli, li spennano, iniettano delle sostanze, sprofilano delle sostanze sulla pelle e fanno crescere le piume di un altro colore, del colore appunto. Questa scoperta è solo un video della canzone. La ricerca che ho compiuto tra le pagine europee, risulta che complessivamente il numero dei progetti di Boggiani collezionati, che sono conservati nel museo di Roma, come abbiamo visto per Dito, un progetto, una notevole collezione di Boggiani, il museo di Berlino, il museo di Roma, che è uno dei maggiori musei del mondo, etnografici, stoccata a Firenze e Novara, dove rimangono pochissimi progetti di Boggiani. Perché? Perché lui intendeva ai musei, e suo fratello non lo sono fatto pure. Bene, all'incirca il numero di questi oggetti di 5.000, che rappresentano le principali fonti museografiche con l'oggetto che si è lo studio del Chaco e del vicino all'anno prossimo. Questa fotografia è stata scattata del Chaco da Boggiani mentre il liceo tecnico che si trova è stato il corpo restaurato all'epoca in cui l'assessore Paolo Brunelli. Bene, questo tecnico è l'ultimo quadro dritto di Boggiani prima di morire. Ecco, rappresenta la flora tipica del Chaco, con sullo sfondo questa montagna soprannominata Paradiso, che è un iceberg, cioè una specie di iceberg di pianura, che era così, una montagna prima di vegetazione che spunta la pianura, un iceberg. Bene, la storia di questo quadro è molto semplice. Quando ho organizzato un convegno nel 1985, qua dentro, un progetto, qui erano esposti i quadri, nell'intermezzo c'erano tutte le opere di quadri liberi Boggiani, nella galleria Giannoni c'erano vari oggetti portati dal Museo Vivorini di Roma. Bene, allora
un signore, il marchese Fece di Possati, discendente di Cugiana, ha deciso di donare al comune questo comune per ringraziarci del lavoro che aveva fatto in onore del suo amo. E quindi così questo trittico è finito da noi. Però siccome non c'è scritto niente, nessuno sa cosa sia, ma noi viviamo qui con Cugiana e non pensiamo che non sa cosa sia. E quindi ha una storia molto particolare dell'eccezione dell'ultimo quadro dipinto dal pittore Paris. Tornato in Paraguay nell'agosto del 1901, Bogiani parte in Assunzione che era imparcheggiato sul tribunale verso il confine con la Bolivia. All'incirca di una tribuna d'ora sconosciuta, il Tumana, di cui ci ha mandato questa fotografia che vedete qui, saranno poi identificati con il Tumana Sciacciano, una frutta di Cipro. Il 18 ottobre, una lettera da parte del Bolivia, che era un militare di carina, spiega gli scopi della spedizione, appena compiuto 40 anni, che la legge non farà più ritorno. Le ipotesi e le testimonianze sulla sua sorte e le vicissitudini della spedizione intrapresa per tracciare o accertare le cause, in causa della morte, costituiscono di più un anzesto capitolo della storia. Dopo varie vicissitudini, la spedizione organizzata dai maggiori della colonia italiana di Assunzione, guidata da questo signore, lo spagnolo José Fernández Ansio, trova i suoi resti importanti, la sua macchina fotografica intervenne, alcune nastre di vetro e vari oggetti personali nel Ciapo, sparsi sul terreno con un raggio di circa 200 metri. Il suo cranio presenta una grossa frattura, non poi vedremo, alla tenda sinistra causata da un corpo contundente e secondo la perizia legale da un mancino. Questi sono i personaggi che hanno partecipato alla spedizione di Cassio per cercare di tenere il suo passo. Vedete come si vestivano le epoche, gli stivali, i cappelli, eccetera. E questo è il cranio di Bogiani, con il corpo ricevuto al tipo sinistra. La tribuna illustrata, che ora è un giornale popolare diffuso, pubblicava in copertina questa immagine della sua morte, questa rappresentazione della sua morte. Mi risulta dagli atti del processo che volevo accettare nel tribunale di Assunzione dal fratello della, diciamo, Maresi, dell'architetto Gallerini, che risiedeva in Paraguay, a capo qualche anno fa, non conoscevo già, per favore, vai a cercare nel tribunale gli atti del processo, perché io ho il sospetto che questo video che stavo accusando essere il suo assassino. C'è così, e così è stato. Un video di non già accusato di essere l'assassino del fratello italiano, che questo vedete, catturato nel Ciapo, portato alla Assunzione in catene, viene poi liberato per il successo di prova. Contrariamente a costumi indigeno, è una sorte che toccava sul compagnatore, che diceva di anni, e cui ossa sono state poi rinvenute in una fossa, Bogiani non viene seguito. Perché, secondo il papello, il suo presunto assassino si era unito a un'India che gli voleva per sé. Secondo Bruno Barras, che è un leader indigeno di un villaggio che si chiama Poderini, discendente di Pitoso Giacomo, un altro gruppo di Giacomo, discendente di questi indios che lo uccisero Gianni. Lo ricorda ancora oggi come Onios Zero, cioè il grande padre, o il primo dei padri, e chiamano il suo nome sia un'altura. Il corso è anche un anno di Barras, o in Chile, ha sotto il nome di Bogiani, da 11 da varie famiglie e individui che ancora oggi portano questo nome. Come questo signore che vede la foto si chiama Esteban Romero Bogiani. Questo è fatto da Mise, per dire il sogno. Il ritoso non volevano che gli andasse a vivere da il Tomano, il Tomano
diversa America. Per fare in modo che sta secondo loro, volevano che sposasse per tornare alla tribù. Ma l'esploratore italiano disse che se lui era considerato un padre, diceva che ancora era per tutti dei figli, e come padre non poteva sposarsi. Non sapevo più cosa dire per lui. Questo dato contrario a molto di Dios, un aggravante che si già ha sopportato, che buttano in questo stato, in due diverse occasioni, posso credere a Dio. Loro le dice la lezione. Secondo Dallas, uno può essere il vero per cui lo uccisa. Come noto, non posso anche avere l'annunzio con cui a ritorno per promuovere il Paraguay dal 13 luglio al 16 settembre del 1995. Aveva partecipato a una crociera in Grecia, quello dell'Africa Fantasia, del noto giornalista di allora, rinnovato Oscar Foglio, lo tentò in versi di Maya, primo libro dell'Audi come un vero moderno, una lunga poesia, un omissile, una specie di eroe civilizzatore, nel più duro stile dei cavatori di quei tempi, contribuendo alla grande mente a memoria della fama. E voglio una fantasia. Ho iniziato a occuparmi di un giorno compendo il primo viaggio sulle sue orme nel 1970. La mia ricerca quindi non si è basata solo sulla reputazione di archivi e consultazione del bambino, che quasi sempre succede, ma su vari viaggi alla fronte, in Europa e in Sud-America. Ed è poi proseguita nel 1993 con il ritorno di uomini e tra le popolazioni fragmentate di Torre Monaco un secolo prima. Dopo la mostra, la vestita qui a Palazzo del Corretto, poi ho accennato prima, è il convegno internazionale Guido Luciani, pittore, etnografo, maestro di media di Giappone, che ho organizzato a Mara, un amico di Ceruti, nel 1985, e relativa a pubblicazione. Quel convegno ha fatto per la prima volta lo studio multidisciplinare con la partecipazione dei maggiori esperti italiani del settore e studiosi provenienti da Germania, Repubblica Ceca, Francia e Brasile, e una rappresentante del popolo caduleo venuto in Italia per conoscere il suo passato. E questo signore che vedete si chiama Mazzola e oggi fa l'attore. Questo è invece il libro che ho pubblicato per augurarlo. Quest'altro sono gli atti del convegno internazionale pubblicati dopo qualche anno dalla Papa Romana. Qui mi trovo nel Ciacco, tra il Caduveo, e osservo una signora che sta decorando un bel vaso di ceramica, secondo lo stile tradizionale del Caduveo. La figura di Luciani è artista, uomo del suo tempo, esploratore e pioniere della tecnologia, a mio parere è rimasta a lungo lo stagio di una visione umanistico letteraria e patriottico nazionalistica che ormai ha fatto il suo tempo. Infatti, sia durante il ventennio fascista che successivamente, in vari scritti celebrativi e discorsi commemorativi per l'anniversario della nascita e della morte che sono stati anni fa, come altri esploratori italiani finiti tragicamente, veniva ricordato soprattutto un esempio di italianità, pittore ed esploratore caduto, come dice il suo pittore D'Annunzio, sotto la mano del selvaggio Guidone, mentre andava a scoperta di nuovo e del mio. E purtroppo, considerando secondari i più importanti aspetti innovativi e valori della sua memorabile esperienza di viaggiatore, che messe successivamente in luce alcuni dei più famosi antropologi del Novecento, Claude Lévi-Strauss, Alfred de Broglie, Thore May, il fondatore del Museo d'Arte di Roma, Darcy di Ribeiro, forse il più grande etnologo sudamericano, Darcy di Ribeiro, dovevano procurare fama internazionale. Come vedete, a sinistra Alfred de Broglie e a destra Thore May. Qui vediamo una fanciulla caduveo e dietro invece una donna di una certa età in un villaggio di Bologna, che è stato
seconda volta della creazione, stanno osservando il libro pubblicato durante la quarta solito di genere. Lei anziane vedere le fotografie, i disegni di Bogiani erano tutte e Bogiani la base di Bogiani, Bogiani era ricordato. Le ragioni che avevano Bogiani così a parlare vicino alla nostra sensibilità dei comuni moderni, a mio parere sono il suo modo di saper convivere con gli altri, la capacità di apprezzare le manifestazioni artistiche, i valori culturali, in contrasto con i pregiudizi evoluzionistici, tipici della seconda parte del progetto, che talvolta avrebbero manifestato i suoi scritti. Questo fatto ci appare ancora più significativo e rigenerante se confrontato con il comportamento della mentalità di conquista che faceva sentire molti esploratori e funzionari coloniali suoi contemporanei, partiti per l'Africa e per altri uomini civilizzatori, accomunati dal disprezzo e dal dialogo anche la perferata violenza nei confronti dei nativi, esaltati in patria come simbolo del futuro eroismo italiano. Bogiani era una persona che non si muoveva in questo tipo di logica coloniale, non aveva un piano di conquista né l'intento di civilizzare selvaggi, al contrario, quasi capovolgeva questo modo di rapportarsi con gli altri. Non si sentiva un conquistatore europeo depositario di una civiltà superiore che doveva imporre ad altri, ma una persona disposta a capire, a rispettare e apprezzare i valori e le abitudini vivendo con loro natali e facendosi persino incorporare nella loro tradizione, affascinato dalle originali capacità artistiche che si mostrava e si dava dalla generazione. Tempestiando la cultura della convivenza, Bogiani dimostrava non solo che apprezzava la diversità culturale come la ricchezza dell'umanità, ma era consapevole del fatto che l'incontro tra differenti culture promuove il progresso e lo sviluppo della civiltà. Questi sono gli attuali capodero, durante un momento si chiama Matepao, e vedete, a confronto con l'immagine di Bogiani sono altri, cioè più, quasi nulla a che fare con il capodero di Bogiani. Però mantengono appunto alcune iniziative di questo tipo e rituali. Un altro rituale è questo, la creazione di queste maschere d'oro, molto rudimentali, che girano per la gente e sono considerate una delle nostre egoismo. Malattie, questo è il piano di Bogiani e a questi aspetti della sua personalità, della persona che c'è, si voleva riferire l'illustre etologo brasiliano di Silvio, che vedete nelle immagini, è stato un pescatore, sono persone che lo vedo per il cinese, il giapponese, eccetera. Che è stato una sorta di nostra per 1947-48 nel Capodero, dove è stato preso per il potere dell'artista e del nostro italiano, e quindi potuto raccogliere tutti i miei programmi. Quando mi ha chiesto di esprimere un giudizio sul personaggio, cioè un documentario didattico che sta girando sul momento in Brasile, di Paraguay, la provincia di Paraguay, e il Museo Nazionale di Bolivia, disse testualmente: per me, di Bogiani è la bella figura dell'antropologia italiana. Questo è il saggio dedicato al Capodero da Silverio. E questo è il nome, invece, pubblicato recentemente dal nipote di Morte Storici Pate e da sua moglie, dedicata alle fotografie di Bogiani. In particolare, è praticamente un'opera che seguiva tutte le mostre che hanno fatto in varie capitali europee. È in quattro lingue: ceco, italiano, spagnolo. Bellissimo libro. E queste sono alcune delle fotografie di Bogiani, dove si vedono gli sua vita. Non si vede una banalità, ma l'Indio si è considerato i primi anni a essere introdotti.
luci selvaggi. Le prime fotografie si vedono dentro, sorridere sono per ricordare. Queste fotografie sono le prime a presentare le dimensioni dei sudamericani, le collezioni, memorie e pubblicazioni fotografiche linguistiche, potete già consegnare la vita di memoria antropologica di una domanda civiltà, come è stata definita da Lewis Gross nel 1955, nel suo famoso libro Cristi Propici, che può essere considerato un po' la Bibbia e già quello era, no? Prima della sua progressiva scomparsa. Questa è una mostra fatta ad Asunción nel 2014, dedicata a Bugiani, che è riprodotta da parte del quadro che si trova qui alla Giannoni. Questo è il libro in francese, pubblicato pochi anni fa, che è in Cortés, dedicato a Luigi Luciani, che prende la sua pazzesca storia, dove arriva a Mar, poi il popolo ha fermato, che avevo invitato a presentarlo a Mar. Queste sono in inglese, Luciano Martins dell'Università di Londra, che ha studi a Luciani, pubblicato in Ministero. E il giorno America 2017-2018, quindi pubblicazioni recenti, dedicate a un'esposizione dedicata al Museo di Berlino. Mi dicevo, il Museo di Berlino, non so, ma l'abbiamo visto, è uno dei grandi musei del mondo, di tutte le culture. E questo ultimo è il libro di un ex ambasciatore in Brasile, chiamato La Francesca, la cui moglie è stata fino a pochi anni fa ambasciatrice in Paraguay, che ha dedicato a questo libro che c'è un po' la figura di Luciani e la sua storia. Pensando molto, diciamo, quello che era stato già pubblicato, questo notizio che è un po' pubblicato un po', no? Cioè, spesso si esercita la provenienza di queste informazioni. Benissimo, si conclude così la mia conferenza, io dopo questo discorso che è stato fatto sulla figura di Luciani, in Austria, il popolo di Navarra, finalmente si è dato conto che un personaggio del genere deve essere rivalutato a pieno e inserito tra i grandi leggi del passato, e quindi quando sarà, avverrà e saranno ripresentate, spero, dopo più di 45 anni, le collezioni fotografiche del Museo di Navarra, no? La figura di Luciani si attiene e inserita. Grazie per la sua attenzione.